Il 21 novembre è la giornata in cui l'Arma dei Carabinieri celebra la Virgo Fidelis, santa patrona dal 1949. La cerimonia si è tenuta nella Cattedrale di Ferrara, alla presenza delle massime autorità, di studenti dell'Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca e del Liceo Statale Ariosto e della cittadinanza. Ad officiare la Santa Messa è stato Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo dell'Arcidiocesi di Ferrara Comacchio. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Ferrara, colonnello Alessandro Di Stefano, ha così commentato la giornata. La giornata della Virgo Fidelis è la giornata in cui noi celebriamo la patrona dell'Arma dei Carabinieri, che rappresenta il trade union tra i cittadini e i militari in servizio. È la giornata in cui celebriamo anche la giornata dell'orfano, ossia la giornata in cui ricordiamo tutti i figli dei caduti dell'Arma dei Carabinieri. Ed è una delle tante occasioni, come vedete, dalla tanta gente intervenuta per festeggiare insieme ai ragazzi delle scolaresche, ai cittadini, quella che è l'Arma dei Carabinieri, ossia cittadini in mezzo ai cittadini. Numerosa la partecipazione alla Santa Messa, che ha visto il ritorno in Duomo riaperto nell'ultimo anno. Grazie alla sua riapertura abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza nel cuore della città, e la presenza che lei vede intorno a me è la testimonianza dell'affetto che i cittadini nutrono per l'Arma dei Carabinieri e che è la nostra linfa vitale per proseguire nelle nostre attività giornaliere.